E passiamo ora alle nomine dei soci d'onore che vengono conferite per alti meriti riconosciuti dal CEN a associati o anche persone esterne all'associazione. C'è una di queste che è Flavia Piccoli Nardelli, a cui abbiamo pensato di riconoscere lo status di associato d'onore per l'impegno tenace e autorevole a favore della centralità delle biblioteche nelle politiche pubbliche per la conoscenza e a unire componenti diverse del mondo del libro e della lettura attorno a obiettivi di rilevante interesse generale. Flavia Nardelli la conosciamo in tanti e la conosciamo da... Io la conoscevo da prima di diventare presidente dell'associazione perché è sempre stata un punto di riferimento nel mondo delle biblioteche, ma in generale nel mondo della cultura importante. Scherzando, ma non troppo, dico che è una delle poche parlamentari della quale ho conosciuto tardissimo l'assistente, persona peraltro piacevolissima, perché lei in genere prende in carico i provvedimenti, l'istruttoria sulle cose di cui deve occuparsi con molta attenzione e cura e cerca di appunto poi come dire, studiarle in maniera tale poi da lavorare in maniera consapevole e adeguata alla stesura finale, riuscendo anche a coinvolgere i suoi colleghi in Parlamento sul lavoro comune di alto profilo. Per dire, la legge 15 del 2019 è uno dei pochi casi, ha scritto una bella pagina della storia del Parlamento, perché è stata votata quasi all'unanimità, con riconoscimento unanime da parte di tutte le forze parlamentari, non solo alla relatrice della legge, che ha una storia lunga, ma soprattutto a Flavia Piccoli Nardelli, che ci ha creduto. Ed è una legge importante per le biblioteche, perché sia pure in modo generico, le indica come strutture centrali per lo sviluppo delle politiche per la lettura. Non ha potuto essere con noi, ci teneva moltissimo, è stata molto felice di questa nomina e ha voluto lasciarci un messaggio registrato che può partire. Dare il soci d'onore dell'AIB è davvero un privilegio. Avrei voluto essere con voi o almeno potermi collegare direttamente per dirlo a tutti voi, per ringraziarvi di quello che per me è davvero un regalo inaspettato e che mi fa grandissimo piacere. Sono bloccata in aula da una serie di votazioni che sono cominciate stamattina e proseguono per tutta la giornata. Grazie, troveremo il modo di vederci per dirvelo direttamente. E ci sarebbe l'applauso adesso, ma siamo in collegamento telematico e non lo possiamo fare. Passiamo adesso alle altre due nomine che sono riconoscimenti dal nostro punto di vista doverosi a due associati che non so se siano già soci d'oro. E che non hanno bisogno assolutamente di presentazioni. Quindi, andando in ordine alfabetico, nella seduta del 19 novembre 2021 il Comitato Esecutivo Nazionale ha unanimemente deliberato di attribuire lo status di associato d'onore a Mauro Guerrini per il contributo determinante agli studi di biblioteconomia e sulla catalogazione, nonché al rafforzamento, all'affermazione e al rafforzamento della presenza italiana in IFLA e per le numerose iniziative di elevato valore culturale orientate al confronto e alla collaborazione internazionale dei bibliotecari. Una farfallina mi ha detto che lo sapeva, era già informato. Spero che sia collegato, prima avevo intravisto il suo nome e gli chiedo se può intervenire.
Ora non lo vedo più, Lì però. cosa sono collegato? Eccolo. La farfallina si è manifestata pochi minuti fa, perché io fino a un quarto d'ora fa non sapevo niente. E la cosa naturalmente, credo che la farfallina mi abbia mandato notizia compiendo qualche piccolo erroruccio, come avviene con l'uso forte di WhatsApp. Io sono veramente onorato e grato di questo riconoscimento, e soprattutto per le motivazioni, perché come sai, Presidente, come sa il CEN, che ringrazio moltissimo, il confronto internazionale è decisivo, è fondamentale. Tutte le decisioni più importanti che riguardano tutte le attività delle biblioteche, delle varie tipologie di biblioteca, sono assunte a livello di IPLA, a livello di altri organismi internazionali, EBLIDA, LIBER, eccetera. E quello che credo sia importante, davvero importante, è la partecipazione attiva e costante. Attiva perché può esserci la tentazione di non riconoscere valide alcune affermazioni contenute in qualche documento, e questo è sicuramente vero, ma se non si partecipa attivamente con metodo, per poter modificare ciò che non ci piace, ci isoliamo. E l'Aventino ci dimostra la storia che è perdente, purtroppo. Quindi, l'altro aspetto della catalogazione, ti ringrazio moltissimo, insomma, ringrazio anche l'AIB di aver pubblicato il volume Dalla catalogazione alla metadatazione, che credo che segni un percorso internazionale che non è di superficialità o di abbandono di una tradizione, ma tutt'altro, è l'evoluzione consapevole del nostro lavoro di catalogatori e di bibliotecari. Io alla fine di questo ringraziamento vorrei ricordare due persone che sono state alla base della mia iscrizione all'AIB, e sono Angela Vinai e Luigi Crocetti, conosciuti a Empoli nel 1978 in occasione di un convegno sui sistemi bibliotecari. Io ero appena laureato, studente alla Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari. Questi personaggi sembravano irraggiungibili, e invece Angela Vinai mi suggerì proprio di impegnarmi nell'AIB, di scrivere un articolo per il bollettino, cosa che feci. E poi, anche se lei forse non se lo ricorda, vorrei ricordare Simonetta Buttò, che in una assemblea AIB mi nominò presidente della commissione di scrutinio per le elezioni nazionali dell'AIB, e quello fu un piccolo salto nazionale, insomma. E poi l'impegno per l'associazione, che è una famiglia, una casa, un luogo dove mi riconosco pienamente, e insomma, per la quale abbiamo lottato anche per avere l'IFLA in Italia nel 2009. Non è stata un'impresa facile, ma è stata fatta col concorso di tante persone, e credo che abbia portato qualche beneficio, qualche vantaggio per tutti noi. Grazie davvero, Rosa, carissima Presidente, grazie a tutto il CEN e a tutti gli associati. Grazie a te Mauro, ricordo bene quella vicenda perché all'epoca sono recidiva in questi due mandati consecutivi perché, come dire, c'ero stata appena poco prima, ho fatto parte del CEN presieduto da te dal 2005 al 2008 e insomma ricordo che facemmo un lavoro molto importante. Grazie, grazie. Anche qui l'applauso purtroppo è impedito e non viene benissimo la nomina.
per via telematica. Passo all'altro nostro carissimo nominato. Nella seduta del 19 novembre 2021, il Comitato Esecutivo Nazionale ha unanimemente deliberato di attribuire lo status di associato d'onore ad Alberto Petrucciani per il contributo determinante agli studi di biblioteconomia e sulla catalogazione, nonché alla conoscenza della storia dell'AIB e dei bibliotecari italiani, e per il riconoscimento della professione bibliotecaria quale componente indispensabile dell'infrastruttura culturale di una nazione civile. Alberto, ci sei sempre? Io lo vedo, si è distratto. Eccolo. Ora forse mi... Certo, l'Italia è il paese delle raccomandazioni, però è perché con tutti questi amici che io ho nel live prendo sempre complimenti, insomma, va bene. E spero appunto di essermi in parte meritati. Queste nostre assemblee, anche questa è una cosa bella, sembrano diventate delle feste più che delle assemblee. Perché poi ci sono anche, no, come tutti sappiamo per esperienza, quelle in cui si discutono gli emendamenti al comma tale dello statuto che diventano delle galere che durano un numero di ore infinito, tutti le abbiamo passate. Questa riunione spesso ritroviamo, no, dentro live in qualche modo di festa, che è molto bella. Tra l'altro, appunto, pensavo, io conosco alcuni dei soci d'oro di quest'anno, per esempio Vezio, cioè, insomma, più di uno, bella cosa, e pensavo che, se non ricordo male, e dato che, come si sa, la modestia non è mai stato il mio forte, creare i soci d'oro, naturalmente non si inventa quasi mai da zero, cioè quando mi interessavo di come in qualche modo riconoscere la fedeltà all'AIB, no? Perché sapete che l'AIB ha avuto come tradizione tanti soci che vanno e vengono, no? E che magari ricicciano, come diceva la signora Tosta, come si dice in romano, ma che vanno e vengono, poco costanti nel pagare la loro quota tutti gli anni, che ci vuole, no? Perché diciamo, ci vogliono anche queste cose, ecco, non bastano i sentimenti, ci vuole anche la regolarità del bollettino postale, di quello che è. Perciò appunto mi interessava questo. Prendendo qualche spunto che però era diverso, preso altrove, sì, ma che però era diverso, ho proposto appunto di inventare questa cosa che mi sembra abbia funzionato, simpatica, semplice, non costosa. Ne sono abbastanza sicuro, sono sicurissimo però che il nome non è mio. Io credo che non fossi riuscito a inventare, non mi fosse venuto in mente nessun nome. Credo che il nome, ma non sono sicuro a memoria, sia di origine napoletana, no, cioè sia stato inventato da Maria Cristina Di Martino, che sia come chiamiamoli d'oro, deve essere stata lei. Comunque ha avuto, mi sembra appunto, un suo successo insomma, nel riconoscere che effettivamente, insomma, i soci che partecipano con continuità e così via costituiscono un'ossatura importante dell'associazione, e ne abbiamo direi anche parecchi. L'altra e ultima naturalmente osservazione che vorrei fare, ringraziando di questa bellissima notizia, che poi mette perciò Mauro e me, diciamo, in coda dietro appunto a persone che hanno dato moltissimo alla professione. Uno dei più vicini subito prima di noi, se non sbaglio, è Giovanni Solimine. Una cosa appunto che mi fa pensare, dato che io poi ormai da molti anni faccio come hobby anche lo storico, l'istoriografo ufficiale, un ufficiale dell'Associazione Italiana Biblioteche, una delle caratteristiche veramente significative della nostra associazione è la sua capacità di avere sempre avuto, diciamo, sempre avuto la capacità di attingere
trarre a sé, di tenere legate a sé alcune persone che vi hanno dedicato moltissimo tempo, anche in ruoli diversi, che ne sono stati un po' degli elementi, diciamo, anche in qualche modo di sicurezza, di continuità, partendo, per dire, da due grandissimi nostri predecessori come Giorgio De Gregori e Francesco Barberi, che hanno ricoperto una quantità di cariche per tanto tempo e sono sempre stati lì quando c'era bisogno di loro, ma poi, per dire, Angela Vinai, Luigi Crocetti, comunque appunto questa grande capacità che tuttora persiste di attirare persone, insomma, diciamo, che hanno qualcosa da dire, esponenti di valore della professione, e essere capace di mantenerli legati, insomma, che non sono passaggi, come dire, persone che arrivano, fanno qualcosa e poi se ne vanno, ma che in un modo o nell'altro, questo appunto vale per esempio per Giovanni Solimine che citavo poco fa, ma di essere sempre, per Giovanna Merola lo sappiamo benissimo, anche Giovanna, come Luca Bellingeri, se non sbaglio, ha cominciato come segretario nazionale in una delle presidenze di Angela Vinay, insomma, di poter contare appunto su queste persone che sono sempre lì pronte e disponibili a dare una mano quando occorre. E questo certamente non è un caso, certamente ce ne sono delle ragioni, e certamente questo rende appunto la nostra associazione un'associazione che, anche se ha avuto le sue difficoltà, è sempre rimasta forte, continua, non ha mai, per esempio, visto morire delle sue attività, diciamo, è sempre riuscita a continuarle, a modificarle, a fare, come dire, metamorfosizzarle quando c'era bisogno, ma mai facendo delle cose inutili, mai perdendosi qualcosa per strada. Una bellissima cosa, e quindi appunto ringrazio tutti e spero che l'associazione mantenga sempre questa sua capacità di attirare persone di valore a dedicarsi, come oggi, alla sua vita e alla sua attività. Grazie a tutti. Grazie Alberto, e naturalmente ci dovete dare una mano voi, perché avete, come dire, costruito la storia dell'associazione e anche le motivazioni per partecipare. Tra l'altro hai nominato Angela Vinay, della quale ricorre il centenario, faccio l'Alberto Petrucciani della situazione, ricorre il centenario di Angela Vinay nel 2022, perché è nata il 9 giugno 1922, quindi l'anno prossimo dovremo celebrare questa ricorrenza con tutti gli onori. E grazie davvero, grazie. Io vi informo che poi ci sarà un altro momento pubblico, anche lì il premio Giorgio De Gregori, che è un appuntamento annuale, c'è un contributo importante della famiglia De Gregori alla migliore tesi di laurea o di dottorato, e sarà consegnato questo premio a fine assemblea, che speriamo si riesca a concludere intorno alle 17:30. Quindi ci rivediamo, anzi io mi devo scusare perché alle 17 devo disconnettermi, perché devo lavorare per live su un'altra, su un tavolo, diciamo, e però ci tenevo anche per questo a fare questo incontro in presenza. Spero che si senta tutta la nostra, il nostro affetto per i nostri associati e tutta l'importanza, la solennità di questo momento, malgrado appunto la sottoscritta sia un nano sulle spalle dei giganti menzionati sopra e quindi cerchi di cavarsela come può alla presidenza dell'AIB, che sempre mi onorerà. E sarà uno dei ricordi più belli e più intensi della mia storia professionale. Grazie.
Passiamo al... Allora, adesso avevamo...